Buongiorno ragazzi da Marrakech, Marocco e l'Alba, e vi sto per portare in un viaggio nuovo della serie Viaggi con me su moto.it. Questa volta tocca al Marocco. Seguirò in parte la mitica Africa Eco Race, dormirò a bivacco con Bo Tutarresse e gli altri piloti in gara, e adesso vi faccio vedere anche con che moto parteciperò a questo viaggio. Non correrò perché non corro, ma sicuramente è un'avventura bellissima. Andiamo a cercare la nostra moto. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Ciao Andrea, Gianluca, buongiorno. Dimmi tutto. Che moto mi dà? Bah, certamente la numero uno per te. Esagerato. Guardate qua ragazzi, la World Ride. E direi sì, è proprio la mia, c'è anche il nome, quindi okay, non mi prendi in giro. Tenere World Ride numero uno per Andrea Perfetti. Pronti a partire, ore 7-2 minuti, quindi siamo anche in ritardo. Sì, fai l'amicone perché qua è buio, ci deve partire presto, la bocca è ancora impastata dal sonno. Abbiamo una giornata lunga. Eh sì, 7 che sarebbero le 6 in Italia, siamo arrivati stanotte, adesso si parte per un viaggio stupendo. Grazie Gianluca. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Ragazzi, si parte, lasciamo la civiltà di Marrakech, gli alberghi moderni. Iniziamo questa avventura nel cuore del Marocco. 3 giorni di guida piena. Siamo usciti da Marrakech e vedete come inizia già subito il deserto, comunque zone veramente aride. Siamo a 100 km circa da Kouarzazate. Questi sono i tipici villaggi che incrociate all'interno del Marocco. Vedete i tipici caffè sulla strada e tantissimi bambini che stanno andando a scuola e non vedono l'ora di salutare le motone che passano. Le strade sono veramente belle e spesso tenute anche molto molto bene. Prima sosta della giornata sulle montagne dell'Atlas. Siamo a 2260 metri, Col du Tichka. Ragazzi, temperatura molto fresca, siamo sotto i 17 gradi, però posti veramente incredibili. Guardate le montagne dell'Atlas, siamo in direzione Kouarzazate, se non sbaglio la pronuncia del posto. Il regalo. Grazie. Pasco la restaurà fermi. E andiamo col tè del Marocco. Siamo sulle montagne dell'Atlas e adesso inizia finalmente anche un tratto in fuoristrada. Vedete, magari uno pensa al Marocco e pensa alle dune, alla sabbia, c'è anche quello, ci arriveremo, però le piste sono spesso dure, durissime come in questo caso. Vedete, il fondo veramente sembra cemento con sassi, e poi bisogna sempre stare molto attenti ai corsi d'acqua che adesso sono asciutti, però scavano dei solchi molto profondi e sono pericolosi. Adesso piccola sosta a Ait Benadou per le foto in questa valle bellissima con, vedete, c'è Andrea che sta facendo le foto, là ci sono i villaggi di fango e pietre che abbiamo attraversato, e proseguiamo perché questa sera ci attende il bivacco con i ragazzi che stanno correndo l'Africa Race. Noi andiamo avanti con lo sterrato, finalmente abbiamo lasciato l'asfalto e adesso si va di piste in terra battuta. Ci ha raggiunto anche il mitico Tony Merendino che ci dà supporto logistico, ha organizzato questo giro fantastico. Ciao Tony. Io sono vintage, piano ma arrivo, e poi uso ancora le carte perché voglio capire dove sono. E infatti noi siamo partiti da Marrakech, adesso abbiamo fatto il passo di Tichka che è qua, Marrakech è nell'altra parte. E poi dopo abbiamo preso una pista secondaria che scende in una valle, siamo a Ait Benadou. Poi dopo scendiamo a Kouarzazate. A Kouarzazate faremo benzina e poi dopo scendiamo lungo la valle del Dra fino a Zagora. E dopo poi Zagora scendiamo e andiamo al bivacco a Taghounid, dove incrociamo l'Africa Eco Race. Chilometri oggi, primo giorno? Oggi 540 più o meno.
Adesso noi prendiamo la moto, ti lasciamo col pick up. Vuoi mettere? Ti piacerebbe essere in moto? Sì, sì, in effetti mi manca, però sai, qualcuno deve anche lavorare, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Che brutta frecciata che mi ha tirato Tony Merendino. Incredibile, guardate che set cinematografico c'è qua. Chi mi dice che set è vince una maglietta di moto.it. Ciao ragazzi, sempre in Marocco, ovviamente dalla via delle antiche carovane che attraversano il Marocco. Siamo adesso a Ouarzazate, guardate il prezzo della benzina, 15 dinari se non sbaglio al litro, e 15 dinari vuol dire circa un euro, che per poi il costo della vita qua, anche qua la benzina ormai costa tanto dappertutto. Abbiamo fatto benzina al doppio serbatoio della War Raid. Te la faccio vedere col suo Garmin Montana e le gomme quelle di serie. Stiamo girando anche sulle piste in terra battuta con le Pirelli Scorpion Rally STR. Adesso è l'una e finalmente andiamo a mangiare un bel tagine. Poi magari vi faccio anche vedere cosa si mangia qua in Marocco. Ragazzi, siamo a Zagora pieno e poi ancora 40 km e arriviamo finalmente al bivacco della Africa Eco Race. Vi faccio vedere ancora la World Raid perché era tanto quando la guidavo. Vedete, tutta di serie, a parte il marsupio Acerbis che per comodità ho legato col ragno per essere ancora più, un po' più leggero in moto. Ragazzi, adesso andiamo a vedere le dune qua, le porte del Sahara, un posto incredibile qua in Marocco. Andiamo con la World Raid, via, a fuoco! Dromedari, il deserto di così non si può. Vento, cammelli, dromedari, ragazzi, dove siamo? Alle porte del Sahara, qua in Marocco, un deserto sconfinato, uno dei più grandi al mondo. Guardate che animali bellissimi. E poi qua c'è un altro animale che mi fa divertire, ma sulla sabbia è impegnativo con le gomme di serie sicuramente. Con la ventola manetta, perché ho appena girato un po' adesso agli inizi delle dune, vedete dove ho lasciato un po' di tracce, qua si può ovviamente, tutto consentito, però ovviamente una moto bicilindrica, e infatti voglio capire poi dal Bottu che è in gara con la tenere bicilindrica com'è correre su queste dune con le bicilindriche contro le 4,5 da rally. Bottu è un grande, ma voglio proprio sentire la sua, e siamo vicini all'Africa Race. Ragazzi, il paddock dell'Africa Race. Ciao. Ragazzi, siamo arrivati, eccolo qua. Ciao Max. Anche qui. Anche qua, hai visto? Ciao Massimo. Allora? Come stai? A posto? Bene, te? Ragazzi, eccoci qua, vediamo, facci vedere le moto, Manuel. Allora, le moto sono già quasi pronte per la tappa di domani. Questa è quella di Ale. Andiamo da Max, che ci ha fatto l'assistenza allo swank, a quelli scarsi, adesso lavora su quelli veri. Al Marocco. Cosa fai dopo la tappa alla moto del Bottu? Entriamo subito a bomba dal nostro viaggio all'Africa Race, nel clima. Tutto. Controlli tutto quello che c'è da fare, fai olio motore, filtro dell'aria, cambi le gomme, controlli tutto quello che serve. E visto che la moto e il Bottu stanno andando bene, ti lasciamo lavorare. Grazie. Ciao, Max. Mille, grazie. A te. Intanto facciamo vedere ancora la moto del campione perché è bellissima. Ragazzi, lo beccate a fine tappa in accappatoio. No, la doccia ci sta. Ciao Tony. Ciao Bottu.
Tony Merendino. Vedi che quando l'avevi fatta sono tornato a trovarti. Bravo, così. Com'è andata oggi? Ti fare domande. Esatto, com'è andata oggi? Bene, dai, alla fine oggi ho vinto la tappa e io penso che un risultato importante oggi, perché col nostro bicilindrico combattere contro i Scusa, tu hai vinto la tappa e qua quest'anno ci sono dei pilotoni, c'è Svizzero, c'è Songerini. Sì, dai, oggi ho vinto la tappa contro i 4,5 e penso che il mio dovere oggi l'ho fatto. Praticamente io sto venendo in giro adesso per il Marocco con la World Raid. Praticamente tu hai la versione da gara della moto, però è una moto che nasce stradale, telaio, motore, telaio, dimensioni, serbatoi, che tutto grande. La moto di hai fatto le dune oggi? Abbiamo fatto le dune di Marzuga. Come hai fatto a fare le dune con bicilindrico? Le abbiamo fatte? No, dai, alla fine non abbiamo neanche tribulato. Sono contento perché avevo un progetto di Yamaha, è 2 anni che ci lavoriamo e penso che oggi averla portata alla vittoria di una tappa. Sono contento. Ragazzi, vi ricordiamo, per chi magari è più giovane su YouTube, lui è il detentore, ha vinto le ultime 2 Africa Race, Eco Race, ma col 4,5 Yamaha. Sì, sì. Adesso è col bicilindrico contro i mono. Non sarà facile perché anche domani 478 di prova speciale, 478 sono tutti i giorni che sono quel chilometraggio di prova speciale. No. Per me l'obiettivo è far vedere che anche con la nostra moto, che è una moto derivata di serie, che puoi andare a comprare al concessionario, puoi battagliare e vincere anche uno stage all'Africa Race. Senti un po', ma dov'è che mi chiedo lui? Dove dormo? In tenda. Ma dove? Qua, vedete, ecco ragazzi, facciamo vedere anche il backstage. Qua sono le tende dei piloti, meccanici, penso tutti dormono in tenda. Tutti dormono in tenda. E dobbiamo cercarci anche la nostra tenda da montare. Sì, penso che è sul camion. Eccola. Andiamo sul camion a prenderci le tende. Bravo. Grazie Ale, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Cos'è questo posto, ragazzi? Un po' disordinato con la mia borsa, gli stivali e un materassino. È la mia tenda Bertoni per questa notte alla Africa Eco Race. Si dorme così, entriamo nel vivo dello spirito dei rally africani, e purtroppo anche l'alba domani sarà nello spirito dei rally africani, con sveglia alle 5:30 per assistere alla partenza di quelli veri, perché Alessandro Botturi parte per primo avendo vinto oggi. Pensate che ritirerà il roadbook soltanto alle 6:30, quindi il tempo di ritirarlo, montarlo sulla moto e poi via per la speciale del terzo giorno. Buonanotte. Guardate che bella l'alba africana sulla Africa Eco Race, siamo pronti per la terza giornata, ma adesso vi porto alla partenza della speciale. Siamo alla partenza della speciale, parte tra poco e parte primo Alessandro. Ale, tutto a posto, ti rubo poco perché sei prima della speciale. Quanto è lunga la speciale oggi? Oggi 465 km. Sì, è bella lunga oggi. 465 km di roadbook? Sì. Ma ti lasciamo alla concentrazione. Tranquillo, anche perché è lunga. Nel senso, importante qua navigare bene, e vado via il mio ritmo oggi. Ciao Jerry, cos'è che hai detto al Botu? Apri bene? Sì, apri bene il percorso. No, quello è ovvio, apri bene il percorso. Capito, per fare i segni per terra, capito? Perché sì, se sbaglio dopo tutti quello dietro. Lo sappiamo già, che se fa le strisce sbagliate tutti le seguono. Guarda, qua c'è il fan club nostro, siamo noi due fan club italiano per voi. Sì, ci seguiamo sempre. Ragazzi, siamo partiti con la moto dall'Italia per voi due. Sì. Grande roba, grandi. Dai, forza Botto, Io in particolare per il Botto, perché ho un debole. Lo so. Mi può mangiare sempre fuori nel bresciano. Io, Jerry quest'anno la fa sudare fino alla fine. Il Botto ha già un compitino, l'ho già fatto ieri, che c'avevo in testa. Adesso il mio obiettivo è arrivare a Dakar, perché con la nostra moto arrivare a Dakar sarà un sogno. Grandi protagonisti, lo ricordiamo, Jerry ha vinto la prima tappa, bravo. No, poi è lì che se la gioca, secondo a un minuto, no? Dai, vai, devi fare un bel lavoro tutti, Bello vedere il rapporto tra amici, poi dopo voglio vedervi dentro, No, dentro, anche dentro. No, lo so. Fare. Ciao Jerry. Ciao. Che partenza, sta ancora dando gas, ragazzi, a 1 chilometro, una velocità allucinante. E a ogni tappa c'è la distanza che manca a Dakar. Qua siamo a 4.910 km da Dakar. È lunga l'Africa Race. E siamo solo alla terza tappa. Vai Jerry! Partiamo adesso per il nostro giro. Abbiamo lasciato il grande Botu e inizia il nostro tour, che sarà un po' di fuoristrada ma anche tanto asfalto, per raggiungere oggi al bivacco.
ragazzi, stiamo attraversando un campo militare marocchino incredibile, guardate, in mezzo al deserto. E adesso riprendiamo. C'è traffico oggi. Ragazzi, siamo partiti, terza tappa dell'Africa Ecoreis, per noi la seconda giornata in Marocco, da Tigunit ad Assa, 557 km. Abbiamo fatto adesso un po' di fuoristrada, siamo già in moto da 4 ore, siamo partiti circa alle 5.50, sono le 9.30 e proseguiremo però su asfalto anche per non disturbare la gara, che procede ovviamente su tutte le piste sterrate all'interno rispetto alla nostra traccia stradale. Faranno una speciale lunghissima, oltre 400 km i piloti, noi adesso abbiamo ancora circa 400 km per arrivare ad Assa, vicino al confine con l'Algeria. Adesso benzina a Zagorà e ripartiamo. Controllo della polizia, ragazzi. Prima sosta, ragazzi, siamo in un bar, in un tipico paesino del Marocco. Adesso ci fermiamo per una Coca-Cola, anche perché siamo in moto da 5 ore e il sonno nei rettilinei lunghissimi del Marocco si fa sentire, quindi ci vuole un po' di caffeina. Vediamo le moto, sono arrivate le nostre 5 tenere e c'è anche il pick up dell'assistenza di Tony Merendino, Tom 42. Ragazzi, siamo a 220 km dall'arrivo della giornata di oggi e stiamo cercando un posto per mangiare. Siamo a Tata, provincia di Tata. Qua c'è la scuola. Ragazzi, giochiamo un po' sulla sabbia, adesso siamo col fotografo. Ragazzi, siamo alla fine della nostra seconda giornata, terza tappa dell'Africa Eco Race, da sentire i piloti è stata durissima. E oggi qua in gara, cioè in tutta l'Africa Race, c'è anche Sasà. Ci provo. Ciao Salvatore, com'è andata? Dai, oggi le dune erano belle toste. Tu sei uno dei pochi in gara, scusa se ti interrompo, Sasà, con una bici indica con la Tenere, insieme a Tarrese e al grandissimo Bottu, no? Sì, siamo in 5 Tenere e una KTM 950. Dura oggi, Franci? Oggi era dura, tantissimo. Come è andata oggi? Ti vedo veramente provata anche Sasà, tutte e due. Sì, perché... Tosta, Ma tosta, sai cosa? Abbiamo tutte e due roadbook rotto. Quindi, girare a mano la levetta per leggere le note in mezzo ai pietroni così del Marocco non è il massimo della vita. 400 km di passa, guarda, sei fresca come una rosa. Facciamo vedere anche, guarda quanti serbatoi c'ha sto ragazzo. Ma quanta benzina c'hai dietro? 33 in tutto. Perché, anche te c'hai la Cervis come sulla mia del Motorelli, Sì. È una figata sto serbatoio. Sì. Quindi 23 davanti e 11. GP Mucci, quanti te ne hai messi dietro? 11 e mezzo. Ciao GP. Un saluto, perché comunque l'Italia nel Motorelli, nei rally è forte, anche come accessori, componenti. In realtà nel mondo, perché l'hanno subito riconosciuti, anche i francesi hanno detto un lavoro della Madonna, ha fatto un'opera d'arte. Sì. Grande, ciao.
Ragazzi, eccoci all'arrivo al bivacco. Qui vedete, prendevano, probabilmente i piloti sono già arrivati, le tabelle, i piloti. Sabbia anche al bivacco. Eccolo qua, vedete, il cartello giallo dei tempi e lo stop. Noi non ci fermiamo perché non siamo in gara, siamo qua purtroppo a fare solo i giornalisti. Però è stata un'occasione comunque fantastica. Ciao! E adesso cerchiamo il nostro camion Yamaha. Bellissima giornata, molto lunga, eh. Sono le ore 7. Siamo belli bolliti. Facciamo anche un giro del paddock, salutiamo gli amici che troviamo. Qua c'è Jerry. Eccolo qua. Ciao Jerry! Fai un saluto a moto.it. Ciao moto.it, aspetta! Sei in diretta! Guardate qui, in diretta? Sì, sei in diretta. Anche tu, guarda, vedi? Ciao! Grande, papà. Vediamo il giro, là c'è uno scuolabus incredibile con anche la macchina di moto.it. Andiamo subito da loro. Franco, lo so che state facendo l'intervista, però ragazzi, su moto.it trovate anche il Franco e il Piero, li vedete come lavorano, scusate, loro mi stanno guardando malissimo, ma siamo colleghi di moto.it, finiremo uno nel pezzo dell'altro. Allora, salutiamo Piero. Andrea, perché sotto quel casco c'è il nostro super perfetto Andrea. Ciao Piero. Ciao Andrea, questa è un'occasione per tutti. Eh sì, non potevo non entrare nel vostro video, così facciamo vedere anche nell'altro video di moto.it. Che non è vero che facciamo tutto in studio, ma no, guardate, più qua di così. Ragazzi, guardate che iniziativa bellissima. Tesoro bus, poi troverete tutte le info nel video di Piero e di Franco. Qua ci sono i side by side, popolarissimi in Africa. Qua stanno preparando le tende per la cena, credo, perché siamo arrivati un po' tutti tardi oggi, eh. Ah no, guardate, le tende le hanno già fatte. Vi faccio vedere anche le tende dove poi saremo tutti. Ecco qua, le tende dove ci sono le docce, c'è la ristorante, guardate che meraviglia. Questa è l'Africa Race, sono le gare proprio come era la Dakar, Parigi-Dakar una volta. Qua c'è la Franci. Ciao Franci, faccio vedere il paddock. Honda Racing RS Moto di Simone Agazzi. E qua c'è il grande Bottu. Ciao. Com'è andata oggi? So già un po' perché c'è la chat Yamaha che ci dice tutto, però raccontaci tu com'è andata. Sono arrivato, ho avuto un problema tecnico e ho perso tempo per risolverlo. Ecco, ma raccontiamo una cosa proprio da dakariano, vero, no? La Dakar quella vecchi tempi. Hanno visto dalla tua traccia che sei tornato in un villaggio. Cioè, ti sei riparato la moto come si faceva una volta. Non si può dire, ma... La traccia non mente, si è visto che sei uscito dal percorso, sei andato a ripararla. Quindi riparazione, la moto non ha avuto niente di drammatico, se no mica la riparavi. E sei ancora in gara. Sesto. No, guarda, penso che ho fatto una cosa da cose che facevo una volta alla Dakar. Ma sono cose dopo, non posso raccontare di più, ma la racconterò a fine gara. Tu quest'anno con la bicilindrica hai un po' riportato in voga, hai riportato le leggende, le bicilindriche in Africa. Hai vinto in Tunisia e hai vinto una tappa dell'Africa Race. A me viene un po' da chiamarla Parigi Dakar, eh. Hai vinto una tappa con un bicilindrico, non capitava dai tempi di Fabrizio forse. Non lo so. Non lo so neanche io, dai tempi del Joe. Penso che, no dai, ho deve fatto qualcosa di importante. Devo ringraziare anche Yamaha perché alla fine ci ha creduto questo progetto. Per noi, come abbiamo detto all'inizio, sarebbe bello portarla molto al traguardo, perché siamo qua anche per testarla. Però diciamo agli appassionati a casa, un Africa Race col bicilindrico è per tutti o bisogna essere campioni? Perché... No, non è vero, perché alla fine c'è Sassà che la sta facendo. L'ho intervistato prima, c'è Veluschi, c'è Wolfgang Piccardo. Alla è fine, lo spirito, è lo forse, spirito. Non devi partire per vincere. Sicuramente la moto per il peso è un po' più impegnativa di un mono, però io penso che la soddisfazione che ti dà un bicilindrico, poi dai, con un nome prestigioso come il Teneré, è tanta roba. 57 km oggi per tutti. Ti stai divertendo? Sì, ma perché ho il bicilindrico. Se mi fossi fatto col mono 557 km avrei le chiappe squadrate così. Io penso che lo spirito che vuol far capire a macchina è anche questo, che con un moto che puoi prendere, fare grandi girate, poi usarla a fare qualsiasi utilizzo, andare in giro con la moglie, con la fidanzata e tutto, e la puoi usare anche in gara. E l'altra cosa che provo, volevo dirtela da solo, invece se guarda la gente lo dirò lo stesso, io sono qua per una cosa, anche volevo una maglia tua da portare a casa dalla Piretta Race. Certo, come
faccio da Andrea. Sei in diretta, fa fregare. No, vabbè, dai. Veramente? Cioè, ragazzi, questo qua ha vinto una tappa col bicilindrico all'Africa Eco Race. E poi c'è ancora tutta la gara da fare. Ti do la maglia di ieri, ho vinto la tappa. Guarda che l'hai detto davanti a 500.000 lettori di Moto.it. Perché te la ci tieni a avercela e mi fa piacere questo. Ragazzi, Ale lo sta facendo veramente. Lo merita, Andrea, lo merita, lo merita. Ti do la maglia. Grazie. Perché lo so che la tieni bene. Ma questa qua la tappa è la maglia che ha vinto la tappa, veramente. Sì. Lo meriti. Grazie. Ragazzi, guardate che roba. Apri, Ale. È d'oro questa. Grazie mille. Un amico. Ragazzi, finalmente ve li faccio vedere sul campo, perché li vedete sempre. Sono i nostri Staschi e Dacia dei rally. Guardate che coppia, a parte che è bellissimo stare con voi finalmente in un rally. Franco Acerbis. Ciao, buongiorno. Ciao Franco, ed eccolo il giornalista più famoso dei rally, Piero Battini. Ciao Piero. Buongiorno a tutti, noi ci sentiamo. Vedete, sono un po' emozionato perché di solito leggo i loro pezzi da casa, invece essere in Marocco con loro. Partiamo da Piero per un commento sulla Parigi Dakar, vedi ancora Parigi Dakar, sull'Africa Eco Race. Piero, vai. Beh, non è propriamente una gaffe, ma è forse qualcosa che riconduce alla realtà dei fatti. La Parigi-Dakar partiva da una città francese e arrivava nella capitale del Senegal. Questa corsa parte da una città francese, che non è Parigi ma è Monte Carlo, quindi, e arriva a Dakar. Le tracce sono grosso modo quelle della Dakar delle origini, la corsa ha la struttura della Dakar delle origini e questa è una cosa molto importante. Poi adesso faccio un piccolo inciso banale, però facciamolo comunque, perché ragazzi, Franco Acerbis, per magari anche i ragazzi più giovani che arrivano su YouTube a vedere questo video e non lo conoscono, Acerbis non è un caso di omonimia, lui è Franco Acerbis, il fondatore della mitica Acerbis, che conoscete invece tutti sicuramente. Adesso potete associare, perché Franco è una persona anche molto modesta, non è che si veda tanto in giro, però ai rally c'è. E questo signore qua ha fondato la Acerbis. E la cosa più bella è che la passione la vive nei rally, non è il manager o l'imprenditore che sta in giacca e cravatta e ha le idee dietro la scrivania. Le idee ce l'ha qua, e siamo davanti tra l'altro alla World Raid, la Yamaha che sto usando anch'io, che ha tantissimi componenti Acerbis a partire dal serbatoio. Cioè, noi siamo scesi dal Mediterraneo 2000 km a sud e perciò il nome per tutti Dakar, Dakar. Ha un significato, un obiettivo, un nido che noi dobbiamo raggiungere. Però Franco, adesso vedo te Piero, l'autista della vostra Toyota, dov'è? Tutte e due. Allora, già, adesso guidate voi. Sì. Ragazzi, guidano loro. No, guidiamo noi, tutte e due. L'Africa insegna un sacco di cose. Le maratone africane, queste corse insegnano un altro sacco di cose. Riuscire a fare la copertura di un rally da un punto di vista professionale, una persona come Franco ci insegna un sacco di cose, a me perlomeno succede questo. Ciao ragazzi, seguite questi due perché sono veramente bravi. Io domani riparto purtroppo, ma loro racconteranno su moto.it tutta l'Africa Race e poi anche i rally dopo. Ciao! Dubai! Ciao! Amici, è l'alba sul mio terzo e ultimo giorno qui all'Africa Race, stasera aereo e torno in Italia, mentre la gara proseguirà per più di una settimana ancora. Vi faccio vedere un po' di dettagli, là c'è il tesoro bus, questo fantastico mezzo al seguito dell'Africa Race che poi verrà donato a un orfanotrofio in Mauritania, quindi un gesto veramente bello dagli amici di Tesoro Bus, guardatelo su Instagram, è una pagina molto bella, mezzi dell'assistenza, e la vedete addirittura due elicotteri e anche due piccoli aerei, perché comunque gli interventi di emergenza in Africa possono capitare. Ecco ragazzi com'è una partenza dell'Africa Race, vedete i piloti pronti, lì c'è Alessandro Botturi, alcune moto forse sono già partite, stanno partendo, eccoli qua. Qua il controllo orario giallo e al controllo rosso gas a fuoco e partono per la speciale. Ragazzi, ecco la partenza di Paul Tarrés con la Tenere World Raid. E l'aereo è anche partito, eccolo qua. Questa è veramente l'Africa Race, ma sembra la Parigi Dakar. O è la Parigi Dakar? Ragazzi, ultima tappa, ovviamente ci affidiamo alla vecchia cara Cartina e al mitico Tony Merendino. Allora, oggi partiamo dal nostro bivacco, facciamo una strada secondaria fino a Gelmin. Da qui proseguiamo su una strandina, raggiungiamo il mare, costeggiamo tutta la costa, andiamo su lungo il mare, sulla spiaggia con le dune per una decina, 20 chilometri.
poi risaliamo e andiamo verso Agadir e la nostra Africa Eco Race finisce sull'Atlantico. Paese che vai, gregge che trovi, guardate che spettacolo! Sono bellissimi ragazzi, veramente bellissimi. Merci! Merci! Guardate che belli ragazzi, bellissimi! Ragazzi, la nostra giornata finisce qua, è un po' come la Dakar, facciamo un arrivo sulla spiaggia, ma siamo a circa 200 km da Agadir. Eccoci sulla sabbia, è quello che vivranno i ragazzi dell'Africa Eco Race, noi lo viviamo qua. La sabbia con le gomme stradali non è un gioco con la Tenere, ma proviamo ad andarci, vediamo qua. Da questa spiaggia bellissima mi sembra di essere a Dakar. Da questa spiaggia, dicevo, vi saluto, è stata veramente un'esperienza fantastica seguire l'Africa Eco Race. Non vi nascondo che mi è anche venuta voglia di unirmi ai ragazzi del bivacco, tantissimi italiani, presenza record quest'anno. Abbiamo fatto tanto asfalto, poco fuori strada, però quello giusto. Guardate qua la spiaggia in Marocco, davanti all'oceano. Ovviamente abbiamo i permessi, c'è la polizia che ci controlla qua sopra, per fare questa tappa finale, come fossimo stati a Dakar con la nostra Tenere. E le assonanze tra noi e Bottu, passatemelo, sono state veramente tante a questo giro, perché Alessandro, ma anche Paul Terrest, stanno correndo col prototipo che ha fatto nascere, possiamo dire, proprio la World Raid, col doppio serbatoio da grandi raid, quindi maggiore autonomia, sospensioni con escursione ancora maggiore. In questo caso Yamaha me l'ha data con le gomme di serie, le Pirelli STR, ma questa moto con un tassello un po' più cattivo può fare veramente grandi cose, perché la fate già con le gomme stradali. I viaggi con me su moto.it quindi quest'anno sono stati belli ricchi, perché siamo partiti con l'America, siamo arrivati in Islanda e adesso con la Tenere siamo finiti sulle spiagge dell'Atlantico qua in Marocco. Cosa dirvi del Marocco? Sicuramente merita un viaggio in particolare con la moto tassellata, perché il fuoristrada qui è infinito, sono spazi meravigliosi, fa molto caldo, ragazzi, sto sudando perché ci sono 38 gradi, la temperatura è veramente elevata. Però è un paese che regala dei paesaggi stupendi, la popolazione è molto molto accogliente, il turismo in Marocco c'è. Ma veniamo anche adesso al consiglio sulla moto da usare. Beh, prima l'abbigliamento, io sono vestito con un completo da motocross, quindi vi consiglio gli stivali più protettivi che ci siano, quindi quelli da motocross sono perfetti, perché il fuoristrada è impegnativo, potete finire in maniera improvvisa, lasciando stare adesso la sabbia del mare, però su fondi sabbiosi, anche in mezzo alle piste di pietra. E a proposito di pietre, in Marocco ne avete veramente a bizzeffe, quindi proteggetevi, paraschiena, ginocchiere e stivali da motocross. Dopo questa esperienza, ho visto anche l'Africa Race, ho visto i trasferimenti, vi consiglio assolutamente la bicilindrica, perché si fanno tanti chilometri al giorno, anche 500-600 km al giorno abbiamo fatto in questi giorni, e il mono, anche il conservatorio magari grande da 30 litri, è stancante, vuoi per la sella ma anche per la stabilità sul veloce. Quando siete in fuoristrada a 90-100 all'ora, le sbacchettate di un mono, sono molto più impegnative rispetto a quelle di una moto come ad esempio la Tenere, che è dotata anche dell'ammortizzatore di sterzo proprio per questo scopo. Quindi moto bicilindrica. E all'inizio, quando Yamaha mi ha invitato a venire qua, ho pensato sì, la World Raid vogliono farla vedere al nostro pubblico su moto.it qua in Marocco, anche per far sognare i lettori. Invece ho sperimentato sul campo che non è moda, il doppio serbatoio della Tenere World Raid in Marocco serve, perché si fanno tantissime distanze tra un villaggio e l'altro e dovete pianificare benissimo la benzina. Altra cosa importante, pensate che i piloti in gara corrono col serbatoio da 20 litri e in più hanno un posteriore da 10, perché 30 litri per loro che fanno i tapponi incredibili, vanno full gas, ci vogliono. Io vi ricordo adesso, davanti a questo spettacolo della natura che è l'oceano, di iscrivervi al canale di moto.it, chissà quale altro viaggio ci riserverà il futuro dopo il Marocco.
e commentate qua sotto se avete delle domande, delle curiosità sul Marocco, sulla World Raid. Sono venuto qua apposta per voi. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video su moto.it. Ciao! Scusate ragazzi, sono ancora qua, me l'ho dimenticato una cosa importante, però ho visto l'Africa Race, e all'Africa Race mono o bicilindrica? Vi dico la mia. Allora, i piloti che vogliono vincere devono correre col mono, perché risparmiate 50-60 kg. Tranne Bottu, perché Bottu vince anche con le moto grosse, è un grande, e pensate che ha vinto la seconda tappa con la Tenere 700 bicilindrica, quindi ci ha riportato ai fasti della Parigi-Dakar, tra l'altro Parigi-Dakar che si faceva proprio sul percorso dell'Africa Eco Race. Ma se volete partecipare all'Africa Eco Race per lo spirito di avventura, che è la cosa più bella, di partire dalla Francia e arrivare a Dakar, come la bicilindrica credo che ce ne siano poche, perché vi dà tutto un altro feeling, un altro gusto. Non è il gusto di fare il tempo assoluto, il tempo migliore nella classifica, ma è il gusto di viaggiare, fare chilometri, sentire questi motori grossi che ti portano fuori dalle difficoltà e poi arrivare davanti all'oceano con la vostra grossa moto. Ci vuole preparazione, una preparazione seria, bisogna preparare la moto, quello che serve, ma le soddisfazioni di portare queste moto in fuoristrada sono impagabili. Con questo veramente chiudo dal Marocco, ciao ragazzi!